Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla mappa la Outbaileron. Ma quest'oggi non siamo qua per un video della serie, ma bensì per uno speciale di Capodanno, diciamo. Oggi è il primo dell'anno, quindi vi auguro un buon inizio anno. E ora iniziamo con la creazione di una cosa che dovremo fare tutto in questo video, ovvero, come avrete visto dal titolo, avrete già capito, la farm più alta su Farming. E direi che possiamo cominciare costruendo. Progettando il terreno, dobbiamo alzare tutta sta zona qua. Pensavo di farla. Com'è che si faceva? Com'è che si cambiava con la K? No? V. Pensavo di fare tutta questa zona qua rialzata e poi faremo una rampa da queste parti. Iniziamo con l'alzare tutto. Ci vorrà un po', quindi adesso vi farò magari qualche timelapse mentre sto alzando. Praticamente con la K e la L aumentate la resistenza della modellazione. E guardate come viene su veloce. No, non dobbiamo toccare tanto fuori. Vabbè, poi sistemeremo. Guardate come sale la montagnetta. Guardate come sale sta montagnetta. Mamma mia. Verrà fuori una cosa davvero assurda. Sarà da capire un po' come fare anche la salita poi per arrivare fin su. Vabbè, quello vedremo. Guardate anche l'ombra che si crea. Assurdo.
Guardate che bella accoppiata comunque. Fend e Cramp. È un po' piccolino il rimorchio, Ma no, ma neanche troppo, però ci sta. Perché alla fine deve fare tante salite. È il rimorchio ideale, questo qua è quello che va nelle cave e quant'altro. Con le parti. Comunque mi aspettavo i Cramp classici, invece no, ci sono questi qua, quest'anno. Guardate, non si riesce a vedere nemmeno la fine. Allora, io qua non so, mi sa che dovrei prendere la rincorsa. Vediamo. Otto all'ora. Mamma, su in cima è più pendente. Senza rimorchio ce l'avremmo fatta sicuramente. Vediamo. Io ci spero. Ora siamo all'altezza delle paleoliche. Siamo all'altezza delle paleoliche. Ora siamo più su. Devo fare una piccola sosta, un piccolo pianetto. Vediamo se ti zaggo. No, perde solo velocità. Dobbiamo andare su dritti. Veloce e indolore. Guardatelo. No, non ho mai fatto una cosa simile. Altro che i 1000 carretti. Però i 1000 carretti sarà da rifare. Adesso ho in mente di fare robe che non hanno tanto senso con farming, ma divertenti. Dai, ce la possiamo fare. Guardate, si vede tutta la mappa. Non ho mai... Beh, di là non si riesce a vedere. Siamo all'altezza del castello. In teoria non so se facendo... rialzando il terreno in un punto più alto, se si poteva andare su alla stessa distanza da punto di partenza di questo, oppure arrivava a st'altezza massima. Allora questo... No, non si infossa nulla, è sempre così. Sapete che secondo me l'altro cingolato andava di più? Boh, non lo so. Da provare per credere. E poi facciamo, ci spariamo anche la discesa, Non preoccupatevi. Quella sarà divertentissima. Cioè, andremo giù a 1000 all'ora. Ci vorrebbe una mod del teletrasporto per spostare i mezzi qua sopra e buttarceli giù. Sono soddisfatto comunque, fin qua è arrivato. Adesso qua, punto critico. È il punto critico. Ok. Ecco il dossettino lì. Dai, tira su anche il rimorchio e poi vai. Se tira sul rimorchio è fatta. Piano piano, dai. Dai. Ok, 3 all'ora, guardate come slitta. No, devi andare dritto, perché se è sterso un po' è finita. Lì, ecco, c'è quel pezzettino lì che non so. Poi ce l'abbiamo fatta. L'importante è che non va uno all'ora. Finché 2 o 3 ci può stare. Vediamo dall'interno cosa si vede. Guardiamo indietro. Ok. Belli gli interni comunque del Fend. Sì, stiamo facendo sta salita per vedere gli interni del Fend. Dai che siamo su. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo praticamente fatta. Sì, qua dovrebbe essere una stupidata poi. C'è il pianetto. Dove minimo andiamo giù di sotto. Bruca. Devo stressare tutto, se no è un casino. E ragazzi, siamo nella farm più alta di Farming Simulator 22. Ah no, qua c'è ancora sto cosettino che... Cavolo, devo modellarmelo un po' meglio. Adesso lo arrotondiamo, perché è davvero troppo appunto. È davvero troppo pendente. Ed eccoci qua, guardate. Siamo all'altezza delle mongolfiere. Facciamo giusto sta cosettina veloce per non avere problemi. Ah, anche sotto, già che ci sono. Direi di andare con uno smusso. Basta. Praticamente con L e K ammorbidite o fate una cosa un po' più invasiva. Qua ci vuole un po' più invasiva, direi. Ok, e qua sotto, qua. Beh, qua. Prendo un orbettino così. Anche qua, mi pareva necessario un po'. Rifacciamo un po' tutto. Ok. Qua per forza rimane un po' di pendenza comunque. E l'altro punto è questo qua. Sto cosettino qua che ci ha dato quel problemino. Mi pare basta. Sì, qua andava anche su più pendente. Quindi era normale che andava un po' più piano.
Quindi dovrei sistemarla un po' meglio. Però, allora, qua gli dà un po' di riposo. Quindi va bene. Ok, siamo arrivati comunque. Siamo arrivati sul punto più alto della mappa. Guardate come. Guardate che bello. Guardate. No, questo è il punto più alto. Qua ci metterei una bandierina. Vediamo se ci sono le bandierine, ma non penso. Decorazioni. Luci. Ci mettiamo un lampione. Eccolo qua. No, non c'è qualcosa. È quello più alto, scusate. Vendi, vendi. Sì. Mettiamo questo qua bello alto. No, non è una cosa un po' più invasiva, non ci lascia. Vabbè, il punto più alto della mappa, eccolo qua. Cioè, sì, il punto sarebbe sul silos, però. Sì, sarebbe sul silos. Guardate, guardate che roba. Vi faccio vedere la nostra farm dove si trovava. Dove sarebbe stata. Qua è il campo. Il campo 38. Attenti a non cadere di sotto qua. Attenzione. Sapete cosa? Le pale eoliche le sposterei qua sopra. Perché sotto non c'è più vento. Decorazioni era? No. Animali, produzioni, generatori. Questo cos'è? Turbina eolica piccola. Ah, proprio piccola. Eccola qua, la pale eolica. Gira però. Ok, inizia a girare. Guardate, possiamo metterne un sacco qua. No, dai, un'altra produzione. Farei un pannello solare che ci ricarica un po'. Uno, farei due, farei tre, farei quattro. Dobbiamo guadagnarci qualcosa, eh? Ok, direi che non cadiamo di sotto. Pannelli solari, guardate che belli. Si girano a seconda del sole. E direi di dare sto benedetto frumento alle nostre galline, se no siamo venuti fin su per nulla. E già che ci sono, farei la trebbia. Facciamo una prova anche con la trebbia, perché giustamente i mezzi si portano in farm. Dai. No, 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 non scaricare qua, scusate, scusate. Alle galline. Che cavolo. Andare con il Fend da 1000. Eh sì, da 1050, da 500 cavalli a portare il frumento alle galline. Perfetto. Scarichiamo qua. In teoria dovrebbe darglielo tutto. Mi sa di sì. E il silos gli ho riempito quindi. Per poco, vabbè. Allora, facciamo una prova. Allora, non prenderei il carretto con la trebbia. Solo trebbia. Andrei con una class o una massey. Abbiamo preso John Deere Fend, andrei sulla class. Sì. Direi di prendere questa e vediamo. Perché in teoria tengo molto bene le velocità. Dovrei fare un po' una rampa di lancio per salire. Così prendere la rincorsa. Infatti, come vedete, entro subito a cannone. Se no, qua adesso giro a sinistra veloce. Spariamo su. Guardatela! Mamma mia! Questa è una bomba. Ecco, come pensavo appunto. Alla peggio arriva sui 7 all'ora, secondo me questa, eh. Ma sto guardando adesso. Una trebbia. Va a 17.000 giri. Cioè, arriva massimo 22.000 giri, non lo sapevo. Guardate, siamo già su praticamente. Ah, devo attaccare il rimorchio dietro a questa. No, beh, sicuramente anche il trattore sarebbe salito più velocemente. Oh, non ci vediamo sotto i 17. Anzi, va di più. Un trattore sicuramente con il rimorchio va più piano. Però, dai, è stato divertente. Ed ora ci divertiamo noi. Mettiamo tutto nei capanni. No. Ok, qua non è venuto benissimo. Però dai, tutto sommato va bene. Sarebbe bello magari fare un campo fin su qua e venire fin su qua a trebbiarlo. Guardate come viaggia. Che bomba sta mezzo. Allora la mettiamo nel capanno, lei. Se volete altri video al riguardo, scrivetemelo nei commenti. Sicuramente so già che me lo chiederete, quindi non preoccupatevi. Comunque scrivetemelo nei commenti. La trebbia per ora la lasciamo qua. Buttiamo giù soltanto il Fend. Vediamo se ci sta. Perfetto, fatto su misura per lei. Ok, è arrivato il fatidico momento in cui lo buttiamo giù. No, più che altro sono curioso di vedere che velocità raggiunge, perché secondo me viaggerà un botto.
In teoria è tutto pianeggiante. Guardate, va già da solo. Io non sto schiacciando nulla. Ah, si ferma a 64. Dai, buono. Buono, buono. Se spegnesse. No, pensavo facesse peggio. Cioè, andasse giù a velocità stratosferiche. Nel 19 mi pare succedesse così, che cioè in discesa andavano più di quanto andassero realmente i mezzi. Cioè andavano giù, prendevano velocità, andassero molto di più. Adesso sono curioso. Ok che il rimorchio è vuoto, però erano 5.000 litri e basta. Cioè basta, non sono pochi. Vediamo un po' come si comporta il John Deere. Fammi la curva. Ok, perfetto, addosso alla pianta. Vediamo. 42 all'ora. Secondo me. Eh no. Eh no. Non sono sicuro che arrivi su. Vi faccio vedere il risultato finale e poi buttiamo giù anche qui. No, lasciamo sui mezzi che ci serviranno su. C'è che manca la barra, però vabbè. Sì, arriverà su come l'altro praticamente. Però cavoli, la trebbia, tanta roba. Voglio provare una roba. Andiamo senza rimorchio. Non è che va tanto di più, eh. Vabbè, ritorniamo giù comunque. Guarda che bello il retro. Senza sterzare, va giù bello dritto. Ah, che bello. Dai ragazzi, io spero appunto che questo video sia piaciuto. Un video un po' così particolare rispetto al solito. La nostra paleolica non gira. No, gira piano. E fatemelo sapere con un commento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Condividete il video, ma soprattutto lasciate anche un like se vi è piaciuto il video, per farmi vedere che vi piacciono anche questi contenuti un po' così. Io vi saluto e vi ringrazio. Come sempre vi auguro cioè come sempre, come io, primo giorno dell'anno, vi auguro un buon 2022. E nulla, noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video. Ciao a tutti ragazzi.